È una giornata di festa che ce la siamo meritata per, diciamo, poi fare il rompete le righe. E niente, il mio futuro, io ho ancora 2 anni di contratto con l'Avellino e niente, quindi io rimango qua. Sì, mi fa molto piacere che comunque il presidente ha espresso la fiducia in me e in altri miei compagni, anche perché comunque per me è stata un'annata un po' complicata, ho giocato poco, sono stato infortunato e quindi sicuramente avere la fiducia della società è importante. Ma sicuramente io col mister ci ho lavorato già in passato e abbiamo lavorato bene insieme, è un dato di fatto, quindi non è che sono io a dirlo. E per quanto riguarda l'apporto che il mister ha dato alla squadra, è stato importante perché eravamo in un momento molto difficile e con lui abbiamo trovato un equilibrio che prima magari veniva meno. E quindi spero che rimanga il mister, perché comunque abbiamo lavorato bene con lui e quindi niente, speriamo. Ma guarda, noi facciamo i giocatori, e non abbiamo né le competenze né neanche, diciamo, il tempo per perdere, diciamo, tempo appunto a star dietro al perché uno si fa male o meno. È stata semplicemente, secondo me, un'annata sfortunata che purtroppo è successa, ma è stato fatto il massimo sia da parte dei giocatori per recuperare sia da parte dello staff sanitario, quindi non c'è la colpa che va imputata a qualcuno, è una serie di eventi che sì, sicuramente i valori non erano quelli di salvarsi all'ultima giornata, però è andata così, siamo stati bravi a uscirne fuori e niente, adesso dobbiamo staccare la spina perché ci meritiamo di andare in vacanza e poi ripartire carichi. Ma ti ripeto, io sono un giocatore, quindi io devo pensare al campo, poi è ovvio che un giocatore non è felice quando è infortunato, però non ho le competenze e quindi direi soltanto cose non vere, quindi sì, tutti gli anni comunque la Serie B è uno, forse il campionato più equilibrato che c'è in Europa e sicuramente sono salite piazze importanti e magari sono scese piazze un po' meno calde, diciamo, però comunque l'equilibrio c'è stato negli anni passati e sicuramente rimarrà l'anno prossimo. E sono contento di fare giocatore, quindi se mai un domani allenerò poi dirò la mia. No, innanzitutto di ringraziarli perché comunque ci sono sempre stati vicini, anche quando le cose sembravano drammatiche, non magari per la classifica, però per la situazione in cui eravamo entrati, quindi un grazie veramente di cuore che ci hanno sempre sostenuto e niente, che daremo il massimo per far sì che magari stagioni tribulate come quella di quest'anno non succedano più. Poi nel calcio tutto può succedere, quindi la parte nostra ci sarà sempre il massimo a far sì che i tifosi comunque tornino a gioire. Questa è una cosa che noi abbiamo dentro e che abbiamo sempre cercato di tirar fuori. Poi purtroppo quest'anno l'annata è stata complicata, colpa ovviamente nostra. Però vabbè, dai, si è chiusa bene, quindi siamo felici. Sì, nel senso, io non l'ho mai vissuto il derby col Benevento, però mi hanno detto che anche questo è molto sentito. Quindi niente, ci saranno 2 gare ancora più importanti da... Beh, sicuramente il derby di quest'anno spero che non succeda più.